Voglio dare il mio convinto appoggio ai due referendum per ripristinare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e per cancellare l'articolo 8 del decreto legge Berlusconi del 2011, che di fatto ha smantellato il contratto nazionale di lavoro. Finalmente, nello stagno della politica, tornano a farsi avanti le ragioni del mondo del lavoro, così pesantemente massacrate dalla politica di Berlusconi ieri e di Mario Monti oggi. Non usa mezzi termini Franco Dringoli, assessore ai lavori pubblici e alle infrastrutture del comune di Arezzo, nel prendere posizione sulla questione dell'articolo 18. Si schiera con la battaglia dei sindacati e non lesina critiche al PD nazionale, che dichiara: ha deciso di rimanere a difesa del fortino montiano e del ministro del lavoro Elsa Fornero, salvo lodevoli eccezioni come quella dell'ex segretario generale della CGIL Sergio Cofferati. Secondo Dringoli, però, questa linea non verrà seguita dagli elettori del Partito Democratico in caso di referendum, come è già successo per l'acqua pubblica. I referendum, spiega l'assessore comunale, rappresentano un'occasione non soltanto per rimettere in cima all'agenda della politica i temi del lavoro e della condizione operaia, ma anche per riunire in un progetto partiti, movimenti e forze sociali, a cominciare dai temi concreti che interessano milioni di persone. Prosegue intanto la raccolta firme a sostegno dei due quesiti referendari per abrogare le modifiche introdotte con la riforma Fornero all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e ripristinare quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro, cancellando l'articolo 8 del decreto varato dal governo Berlusconi nell'estate del 2011.